intanto voglio fare questo libro che anche perché io sono nato qui a Miami, sono a 500 metri più alto, perciò mi sento legato a questo rione. Da piccolo papà era uno degli che collaborava con il papà di Marcello e con tanti altri a fare la festa di San Rocco. Papà era un devoto di San Rocco perché da piccolo era stato colpito da una malattia alle gambe, infatti non poteva studiare. E la nonna fece un voto che papà sarebbe diventato un devoto. Questo è il motivo principale che ho scritto questo libro. Poi San Rocco è stato un santo che ha vissuto poco, circa 30 anni, però appena completato gli studi all'Università di Montpellier si mise in viaggio perché voleva visitare Roma, sono stato sulla tomba di San Vito. E contrasse la peste a Piacenza e si fermò là, curò gli ammalati. Poi quando proseguì per Roma ebbe la fortuna di curare il fratello del Papa, che era il Papa, e quindi la sua fama si ingrandì tantissimo, tanto è vero che quando lasciò Roma dopo qualche anno e tornò verso nord, incontrò di nuovo la peste in Emilia Romagna e si fermò volontariamente presso Povera. E qui avvenne il fatto, l'episodio del cane, perché San Rocco, avendo contratto la peste, un angelo apparso in sogno gli disse: non temere, tu soffrirai ma non morirai, perché sei destinato a guarire altre persone da questa terribile malattia. E lui sostò in una grotta, e il fatto del cane è un fatto veramente accaduto, è provato. Il cane che aiutò San Rocco e gli portava il pezzetto di pane ogni giorno era il cane del signorotto del paese, Sarmaggio. Questo signorotto era un tipo di un Don Rodrigo, un po' un tipo come Don Rodrigo, prepotente, era il signorotto della città. E seguendo il cane scoprì San Rocco. Siccome la fama di San Rocco era già abbastanza estesa, perché San Rocco quando nacque con un segno della croce impresso sul petto, e quindi già quando operava queste guarigioni quasi miracolose, la gente già lo considerava un santo. Avendolo sentito parlare, si convertì. Lui, che era un Don Rodrigo, divenne un devoto di San Rocco e addirittura abbandonò tutti i suoi beni ai poveri, vendette tutto e divenne un eremita. E scrisse forse anche una biografia di San Rocco, che purtroppo è andata perduta. Molto probabilmente è stata la prima biografia di santo, la prima geografia. E molto pare che fosse anche un pittore, pare sia stato anche il primo ritrattista che abbia dipinto per primo l'immagine di San Rocco in una cappella appunto nei dintorni di Piacenza, nella località di Sarmato. Poi quando San Rocco, passata l'epidemia, si voleva mettere in viaggio per andare verso Montpellier per tornare al suo paese, fu arrestato perché fu scambiato per una spia rivale della città di Padova e finì in galera. E finì in carcere, dove non fu creduto, anche se si comportò sempre benissimo, tanto è vero che i carcerieri cominciarono a sospettare che non fosse una spia. E San Rocco si rivelò la sua identità dopo morto, perché un'anziana persona che aveva sentito parlare di San Rocco riconobbe sul petto la croce che gli era stata impressa, che era nato con questa croce impressa sul petto. Quindi San Rocco fu proclamato santo a furor di popolo immediatamente. San Rocco ha vissuto 30 anni, ha operato circa 10-12 anni, ma ha fatto tante cose. E questa è la grandezza di questo santo, che sempre è stato amato un po' da per tutto. E il culto si è diffuso immediatamente ovunque, perché già da vivo era considerato tale. Sì, io volevo fare alcuni osservazioni sull'iconografia tradizionale di San Rocco, anche per sfatare alcuni miti. Poi giustamente le persone sono venute qui proprio per sentir parlare di San Rocco, quindi è doveroso. Allora, come riconoscere anzitutto le immagini di San Rocco? Il cane, appunto, è l'elemento principale che lo contraddistingue. La conchiglia di Santiago de Compostela, cosiddetta di Santiago de Compostela, non sempre è presente. Io stesso da ragazzino caddi, diciamo, in errore, vedevo la conchiglia di Santiago e credevo che fosse un pellegrino di Santiago de Compostela. In realtà, come ho detto prima, è un Romeo. Però ciò non toglie che anche i Romei, anche chi si recava a Gerusalemme, tutta la categoria dei pellegrini, portasse
portassero con sé la conchiglia, perché aiutava anche a bere dai uccelli per un fatto pratico, e anche come distintivo, come segno distintivo per far capire alle autorità politiche che si trattava di pellegrini, persone che appunto per bene, che viaggiavano per motivi religiosi e quindi che non fossero dei briganti, dei delinquenti. Poi la piaga, ovviamente, la piaga sulla gamba sinistra che indica appunto San Rocco stesso a Piacenza con il passare a destra. Quindi conchiglia, poi ovviamente l'abbigliamento è quello tipico di tutti i pellegrini medievali, europei del tempo, partendo dal bordone. Il bordone non sarebbe altro che il bastone. Cosa di speciale il bastone dei pellegrini? Intraprendere un pellegrinaggio, cioè, era un qualcosa di molto molto pericoloso. Facevano testamento, anzitutto prima di partire, non sapevano quanto tempo sarebbero rimasti fuori casa e se fossero tornati. I pericoli erano tanti, in particolare eventuali assalti dei briganti. Quindi il bordone alla base aveva una punta di ferro acuminata che serviva per difendersi dalle belve e da eventuali attacchi di briganti, malandrini, come è scritto appunto nei documenti del tempo. E poi tornando, tengo tanto alla questione appunto identitaria di San Rocco Santo europeo. L'Europa, io dico sempre, è nata... Scusami, c'è caso, volevo completare per quanto riguarda l'aspetto estetico, che ha fatto una accurata descrizione. Quella mantella sopra, che vedi, differentemente dagli altri pellegrini, prenderà poi il nome nel corso del tempo, come appena ha sistemato Franco nel libro, diventerà San Rocchino. Ma mantella che è la proverbiale, insomma. Sì. Se le confratelli le adotteranno per questa situazione. E questo gesto di tirarsi su il vestito per mostrare la piaga e diventa un canone iconografico. Ed è un modo per dire, anche io ho contratto la peste, sono uno di voi, e al tempo stesso il dito indica, si simboleggia metaforicamente il Digitus Dei, cioè il dito di Dio che porta la salvezza appunto spirituale e al tempo stesso la salvezza del corpo. In quanto appunto Ambrogio, c'è un altro brano legato a questo aspetto, vogliamo sentirlo? Sì. Intanto c'è un capitolo finale affascinante, perché sempre inquadra e posiziona nel territorio il nostro sacro. C'è un branetto che fa riferimento a Monsignor Bonaventura, vero Franzi? Così trascorse la prima fanciullezza e la gioventù quel giovane di nobili origini, dal carattere docile ma nello stesso tempo forte e deciso. Un giovane brillante che si sentiva a suo agio sia con i nobili del suo rango, sia con le persone del popolo, gli umili, quelli che in tanti sfuggivano. E questo suo modo di vivere in società, Rocco era ammirato e rispettato dai suoi concittadini, che vedevano in lui il degno emulo di un altro grande santo, San Francesco d'Assisi, del quale il giovane Rocco era fervente devoto. Non erano trascorsi molti anni dalla morte del poverello d'Assisi, e il culto verso la sua figura si andava sempre più rapidamente affermando, anche in Francia, grazie soprattutto all'opera instancabile dei suoi discepoli, e con il trascorrere degli anni divenivano sempre più numerosi. Talvolta, conversando con i genitori, il giovane diceva: da grande vorrei poter fare qualcosa per aiutare i poveri, dar loro una casa e del cibo, proprio come fece San Francesco d'Assisi, il quale rinunciò a tutte le sue ricchezze per potersi dedicare ad alleviare le sofferenze dei più deboli. Grazie.